Allora, signori, buonasera. Ascoltate, io vi dicevo che non ero una persona molto social, però devo metterci gusto. Era, devo mostrare alla gente di San Severo quello che tanta buona gente ci consegna e farvi vedere che realmente la roba qui è a terra. Allora, guardate, io dico che San Severo l'abbiamo chiamata. Abbiamo dato noi l'input, la scintilla che ha risvegliato il cuore dei cittadini di San Severo. Tanta buona gente si sta mostrando veramente buona, perché, come dire, ogni paese ha la bella gente e la cattiva gente. Dicono di San Severo che San Severo è un posto cattivo, dove la gente non è buona. Non è vero, dove mondo è paese. Però qui le persone buone sono tante e fidatevi, ce ne sono. Vi dico semplicemente una cosa. Oggi abbiamo ricevuto tanta roba, tanta roba. Innanzitutto voglio ringraziare Maria Castelli, voglio ringraziare Maria Camillo e voglio ringraziare il grande amico Antonio Montedoro. Grazie a loro e grazie alle loro conoscenze, oggi tanti commercianti e diciamo così, tanta gente privata ci ha donato questo che vi mostrerò a breve. Volevo fare un ringraziamento, poi vabbè, lo facciamo alla fine, facciamo un ringraziamento finale alle persone che hanno donato oggi con il cuore, tante famiglie, forse non anche molto ricche, non anche molto benestanti, però hanno fatto quello che potevano ed è già tanto, fidatevi, è tanto. Ora vi mostro quello che noi abbiamo qui in meno di 24 ore. Io ho fatto domenica, cioè ieri, ho chiesto il vostro aiuto. E parecchia gente ha risposto. Guardate qui, non vi dico nulla. Guardatelo con i vostri occhi. Abbiamo tutto questo, è stato scaricato da loro. Guardateli, loro. Grande mano. Scaricato questo. Vi dico che c'è tanta roba e tanto di Dio. Abbiamo 600-700 pacchi di pasta. Abbiamo ricevuto 200 bottiglie di latte, un centinaio di bottiglie di passata, non so quanti legumi, ho fatto un po' il calcolo perché sono tutti quanti stati scaffalati, quindi avremo domani, credo, perché ancora non abbiamo certezza perché abbiamo altre buste da aprire. Guardate quanti biscotti. Tutta roba scesa oggi. E la gente che l'ha donata, se vuole in qualunque momento, può venire a vederla, perché è tutta a terra. È stata divisa uova e tutto quello che è qui. Tutto è qui. Quindi vi ripeto, voi i beni alimentari, io insieme a loro, grandi amici, insieme a loro si sistema, si mette a terra e ben venga. Faccio io un'altra richiesta. Con il cuore. Fate in modo davvero, lo dico a voi, la busta. Spero che il buon senso. Ieri ha fatto delle dirette, è stata un po' più dura di me. Ve lo dico con il cuore, se avete da mangiare o avete un minimo per sopravvivere, non venite a prendere la busta perché c'è tanto. Non togliete questo poco di bene che noi diamo alle persone che veramente ne hanno bisogno. Ve lo chiedo per favore, perché io non posso dire no a te la busta, non la do. Io te la do con il cuore, però devi essere una persona con la coscienza pulita nel dire io la prendo perché ne ho bisogno. Non venirne a prendere due, tre, non mandare i parenti, i figli. Tanto è una busta che ti fa vivere un giorno. A noi è il gesto che conta, non è la voglia di dire io ho dato da mangiare e mi sento qualcuno. No. Prendetela se veramente ne avete bisogno. Domenica c'era tanta gente che è tornata indietro, ve l'ho detto già nella scorsa diretta, tanta gente che è tornata indietro perché non siamo riusciti a darla. Ora è lunedì, abbiamo tutto questo,
ve l'ho mostrato prima, e ne arriverà sicuramente altro in questi giorni, perché tanta gente mi sta contattando, tanti mi stanno dicendo che verranno a scaricare merce, io non la vado a prendere, me la portano loro. Quindi se avete bisogno venite, se ne ben accetti, però se fate i furbi non va bene più. Io voglio aiutarvi, anzi io, noi vogliamo aiutarvi. Ora vi dico le persone che hanno contribuito a questo, ed è una bella cosa, perché tanti commercianti l'hanno fatto a cuore. Allora una grande mano, vi mostro ancora perché forse non... Una grande mano l'ha data 3G, l'ha dato il Despar in via Marconi, l'ha dato il Despar in corso Gramsci, l'ha dato Lino della pizzeria Viaggiante e Angelo dell'angolo della pizza. Poi dopo tanti privati, persone che hanno voluto essere nominate, la famiglia Fregola Luigi, la famiglia Di Fino Michele, la famiglia Sperinteo Luigi, la famiglia Marcello Mirando, la famiglia di Gino Lariccia, non voglio dimenticare il caro amico Raffaele, la macelleria Raffaele, che ci ha anche lui dato una bella mano oggi, e poi tutte quelle persone, quelle piccole persone che hanno dato loro aiuto, anche se per poco, a Maria Camillo, le famiglie La Prita Maria, Cozzoli Daniele, Tancredi, Anna Lisa Morelli, Aurora Fatone, Perrone Viola, Ines, famiglia Citullo e fratello, e poi le persone che hanno contribuito dando a Maria Castelli, un'altra cara amica che ha raccolto qualcosina da Intimo che Passione, la famiglia Giuseppe Chiarappa, Matteo Minischetti, Roberta De Pasquale, Marco Nicastro di Torre Maggiore, Simona Recchia, e poi altre tre buste che nominerò domani perché non abbiamo fatto in tempo a scaffalare. Allora, perdonatemi, ho dimenticato Matteo Sardella, che stamattina è stato proprio il primo a portare qualcosina e ha cominciato a riempire il cuore di gioia. Ora vi dico una cosa, tutto questo, se noi riusciamo a mettere insieme qualcosa come 70-80 buste, perché da quello che vedo sicuramente ne escono tante, però manca ancora qualcosa, manca un po' di sale, manca un po' di farina, forse manca un po' di caffè se lo volete portare. Diciamo così, se riusciamo a mettere insieme per una settantina di buste, vi faccio mangiare più velocemente, se così posso dire, perdonatemi se uso questo termine così dispregiativo, però facciamo prima questa distribuzione. Se riusciamo, facciamo tutto per giovedì. Se poi la merce è poca, ma se continuiamo così sabato, penso che dovrò aprire anche l'altra stanza del capannone, riusciamo a farlo giovedì. Se no, lo facciamo domenica. Tenetevi aggiornati, perché tutte le sere faremo questa diretta. Questa voglia di darvi queste buste, perché è davvero con orgoglio che lo dico. Siamo veramente contenti di questo, perché l'abbiamo raccolto in mezza giornata, quindi è una cosa bellissima. È una cosa che vi dico, munitevi di buste un pochettino più, diciamo così, rigide, perché sarà piena e le buste, quelle biodegradabili, si rompono. Allora, che dirvi? Io ci ho messo di nuovo la faccia, ci abbiamo riprovato. Loro vi stanno guardando la diretta anche loro, e quindi in automatico ben venga, noi ci stiamo provando, poi voi metteteci il vostro. Domani sera ci vediamo qui alla stessa ora. Buona serata.